Catherine, duchessa di Cambridge, nata e cresciuta a Bucklebury, un pittoresco villaggio vicino a Newbury, nel Berkshire, Inghilterra, ha una storia affascinante. Laureata in storia dell'arte all'Università di St Andrews in Scozia, è proprio qui che ha incrociato il suo destino con il principe William nel 2001, durante un evento di moda. L'annuncio del loro fidanzamento ha fatto eco in tutto il mondo nel novembre 2010 e il 29 aprile 2011, in un matrimonio da favola nell'abbazia di Westminster, hanno sigillato il loro amore. Dalla loro unione sono nati tre figli, George, Charlotte e Louis, che seguono il padre nella linea di successione al trono britannico. Il suo impatto sul mondo della moda ha suscitato un fenomeno chiamato Kate Middleton Effect. La rivista Time l'ha inserita tra le 100 persone più influenti al mondo nel 2012 e 2013. Ma, dietro la facciata regale, sorgono storie di dolore e resilienza. Una rivelazione ha scosso la famiglia reale, la perdita di un bambino, avvenuta tra la nascita del principe George e la gravidanza della principessa Charlotte. Una tragedia che nessun genitore dovrebbe affrontare e che ha portato sia il principe William sia la duchessa a cercare supporto psicoterapeutico. Ma, come spesso accade, dalla tragedia nasce l'unità. Nonostante le voci di una certa tensione tra Kate e la cognata Meghan, un insider ha rivelato che la scoperta dell'aborto subito da Meghan prima della nascita della piccola Lilibet ha avvicinato le due donne. La solidarietà e l'empatia sono state primarie. Dopo il dramma, Kate e William sono stati benedetti con la nascita di Charlotte e poi Louis. Di recente, ci sono state voci riguardo a una possibile quarta gravidanza per la duchessa, alimentate da alcune sue apparizioni a Londra. Sebbene si tratti solo di chiacchiere al momento, la possibilità non è esclusa. Catherine è da sempre impegnata in cause umanitarie e, tra le molte, supporta iniziative legate all'aborto, un tema che purtroppo conosce troppo bene. È stata madrina della settimana della consapevolezza sulla perdita di un bambino, dimostrando ancora una volta il suo impegno verso le questioni del cuore.